pomeriggio, benvenuti a questo tentativo di mix tra incontro, conferenza, ballo, non abbiamo ancora capito bene cosa sia, vedremo. Nemo Profeta in piazza avrebbe la pretesa di dare la parola ai giovani in questo festival dedicato al futuro per capire da loro direttamente qual è il loro modo di stare di fronte a questa idea, di fronte a questo domani che in qualche modo un po' li attrae, un po' li spaventa, un po' gli mette l'ansia, un po' gli mette il desiderio di diventare adulti. Abbiamo con noi, con molto piacere, due ospiti che ci aiuteranno a tirare le fila, a raccogliere le testimonianze di questi ragazzi, Chiara Giaccardi e Francesco Piloni. Chiara è sociologa, posso dirlo, certo, docente. Docente di comunicazione, il mio corso si chiama Sociologia e Antropologia dei Media, però a me piace ricordare che sono una filosofa come partenza, quindi la sociologia deve avere una gamba un po' solida e la mia gamba è la filosofia. Se non sbaglio anche un po' comadre e moglie. Sì, ho tanti figli di tre continenti, di tre colori e sto anche per diventare nonna. Ehi là, benissimo. Francesco Piloni invece, se non sbaglio, anche un po' frate in quel di Assisi, okay. La Porziuncola. Cosa fai lì? Il frate, chiaramente. E oltre a coltivare e curare la relazione con Dio, insegniamo ai giovani a vivere bene. Oilà, impresa molto grossa. Va bene, io sono Gilberto Borghi, sono un pedagogista, un insegnante, ma qui faccio soprattutto il conduttore, cercherò di tenere, come dire, l'ordine della comunicazione se ci riesco. Questa idea ci è nata rubando un format che forse avrete già riconosciuto dal nome, Nemo Nessuno Escluso, della trasmissione Rai. Abbiamo cambiato qualcosina, avremo quattro testimoni che si alterneranno a coppie sul palco per raccontarci cosa pensano del futuro, ma lo faranno sulla scorta delle domande che voi farete, come nella trasmissione televisiva. Lì ci sono degli schermi in cui appaiono le domande e il pubblico in coro le ripete. Noi con la potenza dei mezzi della povertà francescana abbiamo degli ottimi video che quando si accendono funzionano così, e ovviamente adesso cercheremo di fare una prova per vedere se siete abbastanza bravi a leggere. 1, 2 e 3. Può andare anche meglio, su, fatelo un po' più forte. 1, 2, 3. Va bene, fino lì ci arriviamo, forse ce la possiamo fare. Poi dicono che le scuole non servono, un pubblico intero che sa fare a leggere, mica facile, eh? Allora, se è abbastanza chiaro, alla fine avremo tempo anche per le domande dal pubblico, vostre, direttamente ai testimoni e agli ospiti. Facciamo entrare i primi due testimoni. Stai fermo. Tutto elettronico. Ciao a tutti, io mi chiamo Davide, ho 26 anni e mi occupo di immigrazione per lavoro, studio qui all'Università di Bologna, gioco a basket e amo viaggiare. Ciao, io sono Jennifer, ho 27 anni, sono socia volontaria dell'associazione Agevolando e
sono anche nel consiglio di amministrazione e sono socia fondatrice e lavoratrice della cooperativa sociale E Buono e lavoro come gelataia per la cooperativa. Ok, di paure tantissime, ne elenco due che in qualche modo si intrecciano l'una con l'altra. La prima è, parlo un po' del mio lavoro, io per la mia carta diocesana appunto mi occupo di immigrazione, un settore in cui non è facile lavorare oggigiorno, lo capirete anche voi, lavoro soprattutto con stranieri. Gli stranieri ad oggi sono secondo me un po' il catalizzatore dell'odio comune. È un argomento difficile, complesso, se ne potrebbe parlare molto. Quello che a me fa paura è la percezione dell'altro che la nostra società sta mettendo in atto. C'è sempre più paura dell'altro, altro inteso come persona di un altro colore, ma anche di un'altra nazionalità o di un'altra età, gusti musicali, altro in generale. La paura che si intreccia con questa è anche quella un po' delle tecnologie, che va di pari passo. Con le tecnologie che abbiamo adesso tendiamo a rinchiuderci un po' in un nostro piccolo universo, a isolarci, a alienarci dalle persone. Questo non aiuta la conoscenza dell'altro. Con dei mondi che noi ormai teniamo in un palmo di una mano, abbiamo un mondo a nostra, come vogliamo noi. Mettiamo un like e avremo un mondo di opinioni che si allineano alle nostre. Queste due cose messe insieme mi fanno molta paura. I desideri che ho sono un po' lo specchio di queste paure. Lavorativamente capisco che la ricerca di quello che è giusto è qualcosa che mi deve spingere ogni giorno. Il desiderio è quello quindi di svegliarsi ogni giorno e avere una battaglia da combattere. C'è un passaggio nel Signore degli Anelli in cui Frodo chiede a Sam del perché sta girovagando e Sam gli dice: c'è del buono in questo mondo, è giusto combattere per questo. Detta così suona un po' retorica, per me però trovare il giusto vuol dire anche realizzazione professionale, riconoscimento sociale, eccetera, eccetera. Il mio sogno da 4-5 anni era quello di unire il mio lavoro è la voglia di aiutare gli altri. Io faccio parte dell'associazione Agevolando che si occupa di care leavers, abbandonare la cura, ragazzi che hanno avuto un percorso fuori famiglia alle proprie spalle. Io volevo riuscire a creare qualcosa di concreto per aiutare questi ragazzi. Anch'io sono una care leavers, sono stata 6 anni in comunità. E questi care leavers al compimento dei 18 anni si ritrovano a essere lasciati da soli e con l'associazione ho avuto modo di sentire tante storie di questi ragazzi che alle spalle hanno cose gravi, i care leavers che entrano nelle case famiglia sono quelli che alle spalle hanno abusi, hanno violenze, hanno percorsi di vita delle famiglie d'origine difficili. Quando compiono 18 anni spesso e volentieri devono trovare una via per vivere. Io ho chiesto aiuto attraverso l'associazione e l'anno scorso abbiamo aperto la prima gelateria dove poter inserire a livello lavorativo questi ragazzi e formarli. Per cui io il mio sogno lo sto realizzando in questo modo. Ho fondato una cooperativa sociale per riuscire a dare lavoro a questi ragazzi, che è una cosa piccola, però ci sto provando. Oggi, dopo un anno, abbiamo 3 punti vendita, uno qui a Bologna in via Palmieri 37 e niente. Le paure sono tante, ma non voglio dar modo a queste paure di buttarmi giù. Forse ci riusciamo. Vieni, oggi o domani. Ok, allora vado per esclusione.
ieri simboleggia un po' per me quello di tornare giovane, anche se giovane mi ritengo, e credo sia un desiderio comune quello un po' magari di ritornare a qualche anno fa quando si stava meglio. E io a 18 anni ho lasciato la scuola, sono andato a lavorare all'estero, ho lavorato in vari continenti, ho avuto modo di vedere tanti angoli di mondo, incontrando un sacco di persone, facendo esperienze davvero interessanti, davvero divertenti. Quindi il nostalgico in me verrebbe a dire ieri, anche perché ho la convinzione che non c'è un vero distacco finché c'è il ricordo. Noi di ricordi oggi, tramite i telefoni, il cellulare, le foto, ne conserviamo tanti, quindi è sempre difficile staccarsi. Però ieri non è la mia parola preferita. Domani richiede un po' troppe certezze, secondo me, troppa sicurezza per dire ok, domani. E io tutte queste certezze non le ho. Mi viene in mente Pasolini, che parlando di giovani scriveva: non vogliamo già essere subito giovani, subito adulti, scusate. E io un po' mi ritrovo in questo plurale. Credo che la saggezza un po' risieda anche nel tenersi sempre una porta aperta, un piano B. E allora imparo un'arte e mettila da parte, però per il domani ci vogliono troppe certezze che io non ho. Oggi è forse fra queste tre la parola che più mi affascina. Pensandoci, penso che davanti ai grandi bivi che la vita ti mette davanti, un ragionamento possa essere sbagliato, un'emozione no. Se io scelgo quella via in base a un'emozione, probabilmente non sbaglierò. E l'emozione la viviamo oggi. Pensando all'oggi, mi viene in mente una canzone di Niccolò Fabi che si chiama Costruire, non so se la conoscete. E Fabi racconta benissimo di come spesso in maniera teatrale ci appassioniamo più all'inizio o alla fine. Pensate all'inizio di una storia di amore o alla sua fine, è tutto più eccitante o più tragico. Ci scordiamo però di quello che c'è in mezzo. Nel ritornello gli dice giorno dopo giorno. E allora a me viene da pensare oggi dopo oggi. Direi che anche per me l'oggi è la risposta giusta. Viviamo oggi per il nostro futuro, puntando a un futuro con le basi del nostro passato. Per me il passato però deve essere anche in un qualche modo un cassetto chiuso in modo ordinato, cioè chi come me ha passato un percorso fuori famiglia deve rielaborare delle cose grosse, deve rielaborare dei lutti. Questi lutti vanno affrontati e vanno in un qualche modo resi la nostra forza. Li affronto, li metto da parte perché nel mio oggi da adulta devo affrontare tante altre cose, e per affrontare queste cose il passato deve essere dietro, è lì, c'è sempre, ci sarà, ma deve essere indietro, per cui oggi. Allora, gli adulti, in primis mi viene da dire che io ogni tanto mi sento giovane e ogni tanto mi sento adulto, credo sia così un po' per tutti. Allora a me hanno chiesto di esprimere un giudizio sugli adulti. Non è sempre facile, perché è un po' come giudicare anche me stesso dal momento che ci sono circostanze in cui adulto mi sento. Ci sono due punti di vista, secondo me. Io sono attivo nell'Azione Cattolica. Per Azione Cattolica mi prendo cura, diciamo, di un gruppo di giovani, quindi provo a fare l'adulto. E questa esperienza mi ha insegnato che in un giovane maggiore sia la stima percepita, più probabilità ci sono che questo ragazzo diventi una persona in gamba un giorno. Quindi per gli adulti mi viene dargli questo consiglio: prendete un giovane, dategli fiducia, dategli stima, anche se immeritata, anche se sovrabbondante, fatelo. L'altro punto di vista invece è per chi come noi guarda gli adulti da giovane, e mi torna utile un aneddoto velocissimo di quando c'era un momento della mia vita in cui ho abitato in Grecia
terra di marinai, vivevo su un'isola, Creta, e lì sono tutti un po' filosofi, perché così, le radici greche sono quelle. Sì. E mi ricordo un marinaio che una volta mi disse: il faro non se ne va in mare a cercare le barche da salvare, sta lì fermo. Adesso voi dite, perché la prende così larga? Credo che questa metafora possa essere utilizzata per il rapporto giovani-adulti. Io mi rendo conto che spesso da giovane pretendo cose da adulti. Pretendo affetto dai miei genitori, pretendo conoscenza e tempo dai miei professori universitari, pretendo che mi venga consegnato il futuro magari dai politici o dagli imprenditori, senza però accorgermi che l'adulto non è lì per venirmi a salvare, è lì per farmi luce. E proprio per questo mi viene in mente le parole di un papa, se non mi ricordo chi, non mi ricordo quando, durante un concilio, però i teologi mi perdoneranno, che diceva: l'uomo moderno ascolta non tanti maestri, ma i testimoni. E se ascolti i maestri è perché sono anche essi testimoni. Allora noi oggi siamo un po' ad ascoltare dei maestri. Quindi il consiglio, il giudizio che do agli adulti è quello: mettetevi in ascolto dei giovani, ma parlate anche voi di voi stessi. Siate sia maestri, ma siate anche testimoni, e la condivisione sarà reciproca. La prima cosa che ho pensato a questa domanda è stato: chi posso considerare adulto? Chi sono gli adulti? Beh, per me gli adulti sono quelle persone che a un certo punto hanno dovuto prendere la loro vita fra le mani, perché dovevano affrontare la quotidianità di tutti i giorni. Io ho a che fare tutti i giorni con ragazzi a malapena maggiorenni che sono giovani adulti, perché noi non sappiamo esattamente quando diventiamo adulti. Io penso di esserlo dovuta diventare per forza tanti anni fa. E il fatto di dover diventare aiuta ancora di più il diventarlo. L'essere adulto vuol dire affrontare tutti i giorni delle sfide, affrontare le cose più banali come dover arrivare a fine mese o costruirsi, mettere i mattoncini per il nostro futuro. Per cui io non so quanti di voi hanno già affrontato la maturità dell'adulto, però sicuramente ognuno di voi sa dove è arrivato. Grazie a Davide e a Jennifer. Raccolgo due cose, intanto da Jennifer, che mi hanno abbastanza colpito. Chi possiamo considerare l'adulto? L'ultima cosa che ha detto, no? Che è abbastanza, come dire, anche pungente, se vogliamo, perché in qualche maniera noi stiamo dalla parte di qua e pensiamo che loro stiano dalla parte di là. Forse non è così netta questa separazione. E l'altra cosa che mi colpiva di Jennifer, di quello che ci ha detto, è: per poter avere un futuro il mio passato deve essere chiuso in modo ordinato in un cassetto. Mi stavo chiedendo, le generazioni prima delle nostre non avevano tante possibilità di rielaborare il passato come oggi diciamo, no? Psicologi o percorsi di vario tipo, eppure forse ci davano l'impressione di riuscire a guardare il futuro un po' meglio. Cosa è successo? Intanto grazie ragazzi, perché ci sono tanti spunti belli in quelli che avete detto. Parto dalla domanda: chi è l'adulto, riprendendo alcune delle sollecitazioni che vengono da voi. Le riassumerei con tre parole. La prima: l'adulto è resiliente. L'adulto è quello che non è quello che non cade mai, ma quello che quando cade riesce a fare del proprio errore il punto di partenza per un cambiamento, per una comprensione nuova della realtà. Quindi l'adulto non è quello che non cade, ma quello che cade si rialza, si rimette in piedi e impara dal proprio errore. Questo è l'adulto. E questa è la resilienza, che è il movimento della barca che si rovescia, ma poi si rimette in piedi e impara qualcosa di più sulla navigazione. È una qualità senza la quale, vi assicuro, non si riesce a vivere.
La seconda parola che mi viene per dire chi è l'adulto è testimone. È una parola che avete citato, che ha citato anche Davide. Testimone chi è? È quello che ha visto qualcosa e che parla di quello che ha visto. Non è che vuole dire tutto, non è che sa tutto, però nella sua vita ha conosciuto attraverso l'esperienza personale qualche cosa che ha un valore e lo racconta. L'adulto è quello che ha qualcosa da raccontare perché lo ha vissuto. Questo è testimone, allora può essere autorevole, perché la sua parola e la sua vita coincidono, perché la sua vita parla senza bisogno di parole. E naturalmente testimone, che uno sia testimone lo dicono gli altri, non è che io arrivo e dico ragazzi sono un testimone, guardatemi, no? Ecco, resiliente, testimone, e la terza parola mi viene esempio. L'esempio anche qui non è il santino, nessuno di noi è santo. L'esempio è la concretezza di qualche cosa che non chiede di essere imitata, ma che chiede di risvegliare un desiderio. Chi sono gli esempi? Le persone che hanno lasciato una traccia nella nostra vita. Chi ha saputo non tanto dirci cosa dovevamo fare, ma farci vedere che è possibile credere in qualcosa e fare diventare questo qualcosa una scintilla che accende la nostra vita. Quindi l'esempio non chiede una replica, non chiede un comportamento predefinito, ma l'esempio ispira la nostra libertà, la nostra creatività e la nostra fiducia. Grazie professoressa Giaccardi. Rimando altre due parole invece a padre Francesco, le prendo dalla testimonianza di Davide. Apparentemente sembrano due frasi abbastanza, come dire, forse in contraddizione tra loro. Mi chiedo come fanno a stare insieme. C'è del buono nel mondo, è giusto combattere per questo, lo citava da Frodo. Ma anche l'altra di Pasolini, non vogliamo diventare adulti troppo in fretta. Stavo pensando, c'è un sano realismo dentro a questo modo di affrontare il futuro? C'è la saggezza di chi ha cominciato a contare i propri giorni, come dice il testo biblico? O c'è un riduzionismo difensivo anche? Ma intanto anch'io volevo dire a Jennifer che mi è piaciuto molto il suo timore di esporsi e di raccontare di sé qualcosa di unico, e credo che sia preziosissimo questo. E di Davide, della sua ricerca, del suo andare lontano, ma nello stesso tempo andare in profondità. E rispondo alla tua domanda, Gilberto, cerco di rispondere. La prima cosa, io credo che sia bellissimo da parte di ogni uomo, soprattutto dei giovani, quando hanno qualcosa per il quale combattere. Io incontro giovani che si svegliano e non sanno perché si svegliano. Incontro giovani che non conoscono più il significato di quella giornata. E quindi il combattimento è già perso all'inizio. Questo per me è tanto importante. Significa, Davide ha detto, ed è bello questo, avere qualcosa per cui combattere significa essere vivi e avere desideri. Questa parola che è già passata. E quest'anno, siamo nella famiglia francescana, tutti i frati minori dell'Italia hanno fatto un percorso con i giovani sui desideri e scoprire che noi abbiamo ridotto i nostri sogni sui nostri bisogni. Abbiamo ridotto i sogni che hanno in sé la parola bellissima che è questo tendere alle stelle, qualcosa che tu sei disposto ad aspettare, attendere, a combattere ogni giorno, ma per quella meta. Perché è faticoso alzarsi, uscire dal letto caldo della nostra nottata e dover affrontare una nuova giornata? Perché non c'è più un sogno per il quale combattere. Allora, la prima cosa, si combatte per che cosa? Per i propri desideri. E questi desideri, la bellezza, è che li ha seminati Dio. Dio è il grande sognatore. Dio è colui che quando ci guarda sogna e desidera alla grande. Ecco perché noi quando ci innamoriamo vogliamo un amore grande, eterno. Non ci si innamora a tempo. Va bene, ti amo finché mi va.
noi abbiamo dentro l'eternità, noi abbiamo dentro il desiderio profondo di bellezza. Questi desideri vale la pena combattere. Allora, grazie, perché loro hanno detto questo, hanno detto che un uomo, una donna è veramente tale quando è capace di lasciarsi ferire. Chi combatte mette in conto il rischio delle ferite. C'è un racconto che a me piace moltissimo. Un giorno, sapete, un giorno, credo tra 100 anni, nessuno sarà al Festival Francescano, ma pensate che bello, vedremo Francesco, vedremo Gesù Cristo. Allora, questo racconto dice così: quando un giorno saremo davanti l'angelo del Signore, la cosa che ci verrà chiesta per accedere alla bellezza del paradiso, sapete che cos'è? Ci verrà fatta questa domanda: mostrami le tue ferite. E noi forse vorremmo arrivare lì intatti, precisi. Invece sono proprio le nostre ferite che diranno e daranno l'accesso al paradiso, perché abbiamo trovato qualcosa per cui alzarsi la mattina e combattere e addormentarsi la sera avendo dando un significato. Allora, grazie Jennifer per le tue ferite e grazie Davide per la tua ricerca. Grazie. E siccome non ne abbiamo abbastanza, facciamo entrare i secondi due testimoni. Salve a tutti, sono Raffaele, sono studiato filosofia, sono un filosofo e ho ereditato una vetreria e faccio l'imprenditore, diciamo. Però sto studiando per diventare insegnante di yoga. Ciao a tutti, sono Giacomo, ho 23 anni, sono uno studente, un poeta che nel 2017 fa molto ridere, sono un volontario di tante cose, troppe cose, referente di un presidio di Libera, un allenatore, un educatore oratoriano, semplicemente un ragazzo che non riesce a dire di no alle cose. Paura di parlare in pubblico? No, sto scherzando. Paura, probabilmente la più grande è ho 30 anni, come trentenne vedere il futuro del pianeta a livello ecologico disintegrarsi, perché individualmente ho tante paure, come persona affronto la quotidianità e cose varie, però come pensiero globale direi che quello lì è il terrore più grande, perché ho viaggiato, ho visto il mondo e ci sono dei posti dove le cose stanno andando malissimo, cioè a livello ambientale è un disastro, anche da noi c'è tanto inquinamento, c'è tanto schifo, ecco, e quindi penso che siccome il festival riguarda il futuro, si parla del futuro, quello è un terrore atavico, vedere l'ambiente che si disintegra. I desideri, ma per citare, visto che ci sono state tante citazioni, fare cose, vedere gente, continuare a esplorare, scoprire, brigare, studiare, esplorare. Quando ho visto questa domanda ho iniziato a rifletterci, diciamo, in ambito vocazionale, lavorativo, affettivo. Poi mi sono detto, ma io cosa desidero nel domani se non essere una persona migliore in un mondo più bello? E la mia paura è proprio che non ci sia abbastanza gente con questo desiderio, con questa spinta, con questa speranza. Tante volte accendiamo la TV, vediamo tristezza, delusione, finzione, ma io reputo che ci sia ancora un sacco di gente bella e di bellezza. Cioè, basta guardarsi un attimino attorno e ci si rende conto che gente che ha voglia ce n'è. Ce n'è veramente tanta. E di gente pessimista ce n'è, ma... Sant'Agostino, riprendendo San Paolo, diceva:
La conversione è il passaggio dalla dedizione all'entusiasmo della bellezza. E io penso che questa cosa sia molto vera. Cioè, l'imparare a scoprire la bellezza fa bene. Fa veramente bene scoprirla e apprezzarla. E con questo si può rendere veramente il paese un mondo più bello. Sicuramente oggi, cioè l'idea dello ieri, a mio parere, dei cavalieri della si stava meglio una volta o il futuro sarà migliore, secondo me vivono in una romanticizzazione, un'intellettualizzazione di quello che è stato il passato e quello che potrebbe essere il futuro. Adesso in questo periodo storico se ne sente tanto parlare del si stava meglio una volta era meglio questo, una volta meno quegli altri, in realtà è solo un'illusione a mio parere, è una ricostruzione fattuale, illusoria di quello che poteva essere il passato. Uno non ha la capacità di capire che cosa poteva essere stare nel passato, è assurdo. Io sono stato per parecchio tempo uno che diceva una volta si stava meglio se fossi nato in quell'epoca o in quell'altra epoca, ma adesso a 30 anni mi rendo conto che invece è il presente, è il vivere la vita nel presente è una gran missione, cioè per qualsiasi tipo di fede, per qualsiasi tipo di individuo, scegliere di vivere l'adesso, le sensazioni che senti in quel momento è fondamentale a vivere la vita veramente, a vivere la vita nella realtà, non nel pensiero, nell'illusione, in un immaginario costruito, ecco, tutto lì. Il futuro e il passato sono interessanti, sono dei luoghi di esplorazione, ma il presente è la realtà, questo è quanto. Kung Fu Panda, nonché pozzo di scienza di citazioni, dice: ieri è storia, domani è un mistero, oggi è un dono, e per questo si chiama presente. Beh, io penso che questa cosa sia molto vera, però il presente è un dono, ovvero la possibilità di realizzare, realizzandosi, solamente se si conosce ciò che è stato con lo sguardo al domani. Cioè non si può vivere senza memoria di nomi, storie, volti, situazioni che hanno reso l'oggi quello che è, ma neanche senza sguardo in grado di guardare al futuro, di poter progettare, ma stando attenti che questa progettualità non diventi freddezza, ma rimanga comunque capacità di meraviglia, possibilità di vivere appieno ciò che è l'oggi. Diciamo che se per adulti intendiamo i miei genitori, quindi gente che ha più di 60 anni, io trovo quello che rilevo è che ci sono tanti bambini, c'è tanta immaturità nella generazione precedente alla mia in questo paese, secondo me, perché di adulti maturi che vivono la vita in maniera intelligente e consapevole ce ne sono davvero pochi, sono rari e si nascondono in Italia. La generazione prima della mia, a mio parere, è stata molto viziata dal punto di vista economico-finanziario, perché hanno vissuto in un mondo, ricollegandosi al discorso di prima, in cui l'idea che ci fosse l'ambiente, i problemi ecologici, i problemi finanziari, non era così impellente. C'era la percezione del futuro era data. Io sono cresciuto in una famiglia di imprenditori, di gente di piccole e medie imprese, e quindi sono cresciuto con tutto e adesso mi ritrovo a combattere per mantenere quello che ho, non per ampliare, non sono predatorio, diciamo, devo combattere per mantenere quello che ho. Invece i miei genitori sono cresciuti con niente e si sono ritrovati tanto, e questo è difficile perché, come diceva Francesco, è quello che definisce la vita dell'uomo, è il senso, cioè l'andare da A a B, e quindi se nel B tu non vedi niente è inutile, è difficile combattere, svegliarsi, fare. E secondo me tante persone della mia generazione si sentono criticate alla generazione precedente perché sono inerti, sono lente, però la ragione c'è, perché è difficile oggi proiettarsi verso il futuro, combattere, andare, e invece la generazione precedente questa cosa se l'aveva molto più facile. E ci criticano, io almeno nella mia vita mi sono sentito criticato per questo, e
e non è mai sempre facile rispondere se uno non ha la maturità e l'intelligenza per criticare gli adulti, ecco. Io su questo vorrei portarvi un esempio. Quando vado nelle scuole, a scuole medie, elementari, soprattutto medie, a parlare di antimafia e di Libera, i bambini o i ragazzi sono sempre affascinati dalle storie che andiamo a raccontare. Non si fanno problemi a fare mille domande su personaggi come Chinnici, Ambrosoli, e si lasciano stupire e si meravigliano anche tantissimo dai racconti del male, di quanto male ci sia stato e ci sia tuttora. Quando invece facciamo gli incontri con gli adulti, tendenzialmente, non sempre, ma spesso, gli incontri sono molto più calmi, un po' piattini, perché tante volte gli adulti rischiano di autoconvincersi di sapere già tutto e si lasciano interrogare molto meno. La differenza sostanziale tra i piccoli e i grandi, secondo me ovviamente, è che i bambini sono ancora in grado di stupirsi, di meravigliarsi, la capacità del nuovo, della meraviglia, che è proprio dei bambini, che tante volte si rischia di perdere col passare del tempo e fa perdere anche lo stupore tutto quanto. Quindi quando si incontra un adulto, secondo me bisognerebbe mostrare il disegno, il famoso disegno del Piccolo Principe. Se l'adulto dovesse vedere un elefante mangiato da un serpente, secondo me sarà ancora in grado di rendere la terra un posto più bello. In caso contrario, se dovesse vedere solamente un cappello, non vuol dire che è finita lì, ma deve essere la nostra missione, difficilissima ma possibile, provare a fargli cambiare il punto di vista. Grazie, grazie. Intanto davvero grazie per loro, perché insomma credo che non sia assolutamente facile parlare davanti a 500 persone, non lo so quante sono, insomma. E, per cui dopo gli faremo un grande applauso. Volevo però rimandare due frasi alla professoressa Giaccardi adesso, Chiara, va bene, che anche qui ho trovato leggermente in contraddizione forse tra di loro. Raffaele che dice: non voglio essere testimone di questo disastro ecologico che noi in qualche modo gli abbiamo procurato, no? Ma Giacomo che ci ricorda che la differenza tra adulti e non adulti sta nella capacità di stupirsi. Questa è la prima generazione forse che ha la consapevolezza che il mondo può finire, che la vita sulla Terra può finire. Come incide questo rispetto alla percezione che hanno loro del futuro? Intanto mi è piaciuto molto, tutti e quattro hanno una percezione del futuro che non è così negativa come noi adulti pensiamo rispetto a loro. Tutti hanno detto è l'oggi il più importante, è l'oggi dove si gioca la vita, ma nessuno ha parlato di un oggi assoluto, di un presente assoluto. Tutti hanno messo questo presente in tensione con una memoria, con un passato e anche con un futuro, perché che il futuro, che poi è quello, è il luogo della responsabilità. Quindi se noi non abbiamo memoria non sappiamo chi siamo, se noi non siamo responsabili forse, come diceva José Saramago, non siamo neanche degni di esistere. E il presente di oggi è questa tensione tra il nostro cassetto ordinato, ma che ogni tanto possiamo anche riaprire e magari mettere in ordine in un altro modo, e questo futuro che possiamo immaginare in un mondo che non abbiamo scelto. Non è venuta fuori molto questa libertà se non come illusione a volte, no? Però la parola libertà, se noi pensiamo al desiderio e pensiamo al futuro, è fondamentale. Ci sarebbe da scrivere un libro, ma dico soltanto due cose. La libertà non è solo quello che abbiamo scelto, come ci raccontano. Noi non abbiamo scelto questo mondo, non abbiamo scelto quello che ci hanno consegnato a noi e a voi e quello che noi abbiamo consegnato a voi, ma questo non vuol dire che non possiamo essere liberi, perché la libertà non è scegliere tutto, ma a partire da ciò che non abbiamo scelto costruire qualcosa di bello. Dare inizio a qualcosa, volere bene a qualcosa. Libertà non è solo scelta. E il secondo richiamo è: per essere liberi bisogna essere almeno in due, lo diceva Zygmunt Bauman, libertà e relazione. Senza questa capacità
di costruire con altri non costruiremo proprio assolutamente niente. E la meraviglia è un altro tema che apre la dimensione del futuro, perché noi adulti tendiamo a classificare, a categorizzare, a sterilizzare ogni cosa, perché la meraviglia è un taglio nella nostra normalità che ci ferisce in qualche modo, che ci abbaglia e che ci mette in movimento, e noi tante volte di muoverci non abbiamo voglia. E il desiderio è ciò che segue questa meraviglia, perché desiderio è guardare le stelle, rompere questo soffitto troppo basso che tante volte costruiamo con le nostre mani. Allora, senza questa capacità di farci ferire dalla meraviglia, di farci mettere in discussione, di farci cambiare, di farci camminare, non potremo desiderare e non potremo mettere al mondo qualche cosa di nuovo per le generazioni che verranno dopo. Grazie Chiara. Grazie davvero. Le ultime due frasi che rimando a Padre Francesco adesso. Raffaele si confronta con la generazione precedente, dice loro avevano niente, si sono ritrovati con tantissimo, io adesso lotto per mantenere ciò che ho, quindi non ho uno slancio propositivo. E Giacomo, che di contro ci ricorda che il presente è un dono, per questo si chiama presente. Ma non è forse che in questo modo è più l'attesa del futuro che gli arriva contro che non il desiderio e la spinta di andare verso il futuro? Certo, allora Raffaele racconti di questa generazione degli adulti, dei tuoi genitori o comunque quelli che stanno poco prima di noi, di una generazione soddisfatta. A me sembrava, anche ascoltandoti, proprio di cercare di riempire qualcosa, perché già forse i nonni, quindi i genitori dei tuoi genitori, gli è mancato, quindi loro non devono mancare, a loro non doveva mancare nulla e a te non doveva mancare nulla, ma ci manca l'essenziale, ci manca la fame, perché questo è il dramma di oggi, di questo mondo che cerca la soddisfazione. Noi dobbiamo avere continuamente risposte, continuamente, tu da qualsiasi parte vai, noi da qualsiasi parte andiamo, e forse anche qui, il Festival Francescano che cosa avrà da dire, che risposta può dare a questo? Io credo che questo sia un errore, cioè noi, c'è stato uno sviluppo incredibile nei decenni precedenti che è andato a illudere l'uomo dicendo io ho soddisfatto la tua fame, ma io non voglio essere soddisfatto. E io questo l'ho capito, sapete da chi? Da Francesco di Assisi. Francesco di Assisi era un uomo che aveva tutto, lui stava benissimo, era di una classe emergente, lui aveva tutto, ma lui aveva fame. Aveva fame di quel di più, di quello che poi Giacomo diceva, di questo essere migliore che puoi chiamare felicità, ma la soddisfazione non te la dà questo. Per cui questo è l'inganno che forse alcuni adulti ci hanno consegnato e che noi continuiamo a credere, da polli di allevamento, che la soddisfazione sia riempire la tua fame. Io voglio bene a una persona, sapete quando? Quando gli allargo la sua fame, lo faccio cercare ancora di più dentro a quella fame. Per cui ecco perché ogni incontro è un dono. Non so, qui davvero siamo tanti, è bellissimo, insomma, dicevo a Chiara, no? Che basta guardarsi intorno, basta avere gli occhi aperti. Ma come puoi cercare e pensare di essere soddisfatto da una risposta, va bene, oggi abbiamo fatto questo? Cioè, in realtà è bellissimo se noi da qui andiamo fuori con ancora più domande che ci fanno fare il nostro viaggio interiore. Pensavo a questo, Francesco di Assisi aveva tutto, allora quanti di voi qui dentro, a parte quelli che già hanno letto qualche testo, sapevano che Francesco di Assisi 800 anni fa aveva un fratello di carne? Quanti?
Qui siamo al Festival Frangelico. Allora, Giacomo timidamente ha alzato la mano. Tu Gilberto lo sapevi? No. Chiara? Ah. Tu... Allora, Giacomo sa che Francesco di Assisi aveva un fratello, come si chiamava? Sa che c'è un fratello ma non sa il nome. Guardate, questo è molto interessante. Si chiamava Angelo, ce lo dicono le fonti francescane, quindi dei testi seri. Le fonti francescane raccontano del fratello Angelo, che era il secondogenito. Angelo eredita tutto il patrimonio di Francesco, essendo il primogenito, lo eredita lui. Tu, dopo 800 anni, di chi ti ricordi? Di chi ha soddisfatto la sua fame? Angelo sarà stato benissimo. Ma noi non sappiamo più, non siamo a fare il Festival di Angelo. Siamo a fare il Festival francescano perché questo è colui che fa la storia, l'adulto che diventa testimone, esempio, come ci diceva Chiara. Ma noi abbiamo bisogno di vedere questo, non chi mi dà la rispostina, ma poi quando sei solo nelle tue nottate che ti chiudi, o nei tuoi pomeriggi dove dormi, dove invece dovresti essere vivo per chiudere il mondo fuori dalle porte. Allora, io ho bisogno di uomini, sapete, che mi inquietano, che mi allargano le domande, che mi fanno vedere da testimoni la bellezza di essere uomini migliori. E voglio dire l'ultima cosa. Francesco di Assisi, e mi ricollego alla domanda di Gilberto, aveva una parola che sarebbe bellissimo se noi ce la portassimo a casa. Tante sottolineature. Francesco è stato di Assisi, è stato come un evidenziatore che ti ha detto: ma tu capisci che puoi vivere a un livello decisamente bello? Francesco aveva una parola che è legatissima alla parola dono, e la sua parola era restituzione. Restituzione significa concretamente che tutto quello che ci è stato dato è un dono. Ma chi potrebbe dire qui nella piazza: io mi sono guadagnato questo? Ti sei guadagnato, va bene, la laurea, tutto quanto, ma l'intelligenza da dove arriva? Arriva dalla tua storia, arriva, io ci credo, dallo Spirito Santo. Capite che tutto è dono, per cui Francesco ha chiaro questo, che la sua vita diventa bellissima e diventa fraterna, cioè capace di costruire relazioni belle e giuste, se diventa restituzione. E il Vangelo dice: gratuitamente ho ricevuto, gratuitamente dono. E più tu fai della tua vita un dono, più ti accorgi che ti ritorna ancora più vita. E questo è non fallire nella vita. Perché guardate che il fallimento più grande non è non aver passato un esame, non essere passati nel corso, il concorso di magistratura. Fallire nell'amore è fallire nella vita. Questo è il grande centro. E mi dispiace un po' che pochi hanno parlato invece dell'amore. Perché questa è la prima realtà che ti fa piangere e ti fa essere felice. Grazie anche a padre Francesco. Quanto ci resta dalla regia? Ok, allora abbiamo adesso tempo e possibilità per dare la parola a voi, per poter fare osservazioni, critiche, domande, sia ai testimoni che sono impauritissimi di questa cosa, ovviamente, sia ai nostri ospiti. Vengo giù io e se alzate le mani vi porto un po' di microfono così possiamo sentire tutti. Con un po' di coraggio. Se no poi vi costringo, eh. Bisogna offrire una birra? Va bene, ok. Al primo che alza la mano, eccolo là, vedi. Abbiamo detto la birra, ci arriva subito.
No, l'unica cosa che volevo dire è che la parola decisiva per me è fame. Facendo anche l'educatore, è fame. Siamo troppo satolli, non ce la facciamo. Arrivano dal mare con una grande fame e quelli vincono. C'è qualcun altro intanto oppure facciamo rispondere agli ospiti? Raccogliamo pure altre due suggestioni se ci sono. No, io mi volevo collegare a quello che ha detto adesso il Signore, più che una domanda è una riflessione mia, che mi rendo conto che invece per me questa fame è importante, nel senso che sento che è proprio quello che mi tiene viva. Infatti la mia paura da giovane è quella di perderla questa fame crescendo, quindi diventare un adulto che si accontenta, un adulto che non cerca più, che non ha più inquietudini e quindi che ha un morto che cammina. Non male. Ce ne mettiamo ancora un'altra, poi facciamo un po' rispondere. Accorgerti di star fallendo nell'amore? Cioè, nel senso, lo so, non è semplice, però come fai? Perché spesso siamo circondati da tante relazioni attraverso l'uso dei social o comunque di tanti ambienti che frequentiamo. Cioè, come possiamo accorgerci di stare sbagliando o comunque che stiamo fallendo? Ok, io ripasserei la palla anche per cavalleria a Chiara intanto. Sul tema della fame, vi leggo una citazione piccolissima di uno dei miei filosofi preferiti, che è Emmanuel Levinas, che dice: nel desiderio non si dà sazietà, ma un futuro senza punti fermi davanti a me. Questa è una cosa che fa anche paura, perché il tema della certezza è venuto fuori anche dalle riflessioni dei ragazzi, no? La fame è qualcosa che ci mette in movimento, ma noi non abbiamo nessuna certezza di quello che riusciremo a trovare mossi da questa fame. Così come non hanno nessuna certezza quelli che partono con i barconi, arrivano totalmente così alla mercé di ciò che trovano. E il tema della certezza è fondamentale, perché la certezza è una ideologia. O meglio, è una sicurezza che ci offre la tecnica, che ci offre l'economia, ma che non ci offre la vita, perché la vita non è mai certa. E allora se non ci sono le certezze, cioè le soluzioni tecniche per ogni questione, compresa quella della vita, noi, quello che noi abbiamo a disposizione è la fede. Ma la fede non è una consolazione, la fede a me piace vederla nel suo significato letterale, che è una corda, fides è la corda. La fede è ciò che ci lega, che ci tiene quando attraversiamo le tempeste, quando ci perdiamo, quando cadiamo. Allora, se noi siamo legati a qualcun altro, se noi cerchiamo di essere legati al Padre che ci ha messo al mondo perché ci ama, allora forse riusciremo ad attraversarlo, questo mare in tempesta, questo deserto, questo mondo di incertezze. E quindi la fede è fare quel passo senza sapere che ci sarà subito la terra pronta a sostenere il nostro piede, è salire il primo gradino senza sapere quanti saranno da salire. E questo movimento lo possiamo fare se siamo incordata, se siamo insieme, se siamo legati e se siamo affidati, appunto. La fiducia, la fede, la fedeltà sono tutti termini fratelli e sorelle e hanno a che fare con la fede. Senza la fede questa fame non la possiamo affrontare. Questo è quello che penso. Grazie. Continuiamo con la fame. Poi rispondiamo anche sull'amore. Sull'amore, volentieri. Ma intanto mi piace moltissimo ricordare un episodio del Vangelo quando
il male va a tentare Gesù sulla fame. Dopo 40 giorni ebbe fame, ci credo. Allora è molto interessante quello che risponde Gesù. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora, la prima grande fame che noi adulti, giovani, abbiamo, la prima, la ripeto perché è importante, mi piace molto che Raffaele l'ha colto in una delle risposte che ho dato, è la fame di significati. Noi continuamente, provate a pensare, io sto parlando, gesticolo, perché io di solito stare fermo, io starei in piedi, ma sto fermo, sto nella poltroncina. Le nostre parole, i nostri gesti, se non sono preceduti dai significati, sono una confusione. Sempre noi quello che diciamo e facciamo come gesti devono avere una chiarezza di significato. Quindi la prima fame che noi abbiamo è di dare senso e significato a ciò che diciamo, alla giornata, al tempo. Ed è bellissimo quando tu dai un significato a ciò che fai. E l'altra grande fame è la fame di amore, e mi collego alla domanda della ragazza. Perché il fallimento più grande è il fallimento nell'amore? Perché noi veniamo istruiti da ragazzini, proprio da subito ci viene inoculato il virus della competizione, il virus dei risultati. Vengono, i nostri genitori ci danno delle cose meravigliose, ma sono umani, trasferiscono anche le loro paure, le loro ansie, le loro incertezze, e questo è assolutamente umano e naturale. La cosa meravigliosa qual è? È che a un certo punto non ci passano spesso il lavoro più delicato, che è quello dell'amore. E confondono, noi spessissimo, io incontro molti giovani che nell'ambito dell'amore confondono l'amore con il possesso. La prima cosa che uccide l'amore è voler possedere. Capite il riempire la fame? Tu mi dai amore, io ti possiedo e sto tranquillo. Grandissima illusione. L'amore, e guardate che il maestro dell'amore è proprio Dio, è Gesù Cristo crocifisso sulla croce, ha le braccia aperte per insegnarti che se tu vuoi amare veramente devi restare sempre, l'amore è sempre libero e liberante, l'amore libera le potenzialità nell'altro, per cui tu non hai bisogno di stringerlo. Ci sono delle coppie, tu le guardi, fanno impressione, sembrano delle sanguisughe, sembrano... Oppure questo bisogno di controllo attraverso quello che diceva Davide, no? Questi, i social, continuamente, cosa fai? Ma perché dopo un tot di anni che state insieme non te ne frega più niente quello che sta facendo lei? E anzi, se la senti ancora ti chiama. Perché è confuso l'amore. La prima cosa che uccide l'amore è il possesso. Un'altra è quando tu hai la pretesa dell'amore. Ma quanti giovani vogliono mettere sulla propria pagina, sul proprio profilo Facebook, che finalmente non sei più un single sfigato? Finalmente sei come tutti gli altri. Finalmente anche tu sei normale. Queste sono le delusioni dell'amore, le ferite dell'amore. Allora la cosa bellissima è andare a scuola di colui che l'arte di amare l'ha vissuta fino in fondo. Io quando ho studiato all'università e non frequentavo ancora la chiesa ed ero lontano da Dio e di Dio non avevo un buon rapporto dopo la morte di mio padre, un frate mi disse: ah, tu hai studiato filosofia, psicologia, tu hai visto come sono morti molti filosofi, psicologi, psichiatri? Allora, moltissimi sono morti sereni, ma molti non proprio così vissuti in pienezza. E io cercavo nelle loro teorie qualcosa che riuscisse a tenere in piedi la vita mia e di altre persone. E c'era una cosa meravigliosa, e concludo, che mio padre mi aveva dato prima di morire, che era l'amore per la giustizia. Una parola che
per noi frati francescani, per la Chiesa deve essere carissima la giustizia. E io continuamente la cercavo dovunque, ma non la trovavo negli adulti significativi, dove credevo di trovarla, nello studio, nella politica. Quando un frate mi ha dato il coraggio di aprire il Vangelo, io non ho trovato la giustizia, ho trovato l'uomo giusto che è andato fino in fondo, morendo e dando il sangue, la sua vita per me. Allora ho capito che si può fare centro nell'amore e amare da Dio. Grazie. Mi dicono dalla regia che abbiamo tempo ancora per un altro giro, se ci sono ancora domande, una mano qui. Io confesso che ero venuto per avere delle risposte, ma siete stati molto deludenti. Per anni, fino a 5-6 anni fa, in queste situazioni tutti davano le risposte, anche le domande che nessuno aveva fatto, però andava a casa con un mucchio di risposte. Negli ultimi anni è cambiato un po' il vento, si vede, e anche stavolta non ci avete dato risposte. Magari i giovanotti qua avrebbero avuto anche piacere di avere qualche risposta. Allora, scendo su questo piano difficile, con quale domanda dobbiamo andare a casa, visto che di risposte non siete capaci di darne? Bella questa, ok? Sì, se c'è qualcun altro, mettiamo insieme qualche altra sollecitazione. Grazie. Allora, i giovani sono un po' i grandi assenti dallo spazio politico, associativo e anche ecclesiale. E una parola che invece a noi, io conosco bene Jennifer, l'esperienza mia dell'associazione in Agevolando è molto, molto cara, è quella della partecipazione. E allora chiedo, no? Partecipazione vuol dire rinunciare a qualcosa di sé per dare spazio all'altro. Gli adulti sono pronti a rinunciare a qualcosa e dare spazio ai giovani? E a voi giovani chiedo, siete pronti a conquistare un pezzettino di questo mondo e a esserne protagonisti? Grazie. Grazie, sì. Questione anche generazionale, ovviamente. Vediamo se c'è un'altra domanda ancora, poi facciamo un altro giro di risposte. Ciao, niente, di fronte al fallimento affettivo volevo chiedere a padre Francesco, cioè sembra che qua in Occidente si fa sempre più fatica a volersi bene, sembra che siamo sempre più bravi a produrre, a essere efficienti, competenti, ma non sappiamo volerci bene, mi sembra. Con ciò, di fronte anche a tante ferite affettive, come si fa a non indurirsi di fronte alle ferite del combattimento e come si fa, cosa me ne faccio io delle ferite? Cioè, perché poi, non lo so. Grazie, si può vivere con una ferita aperta? Allora, Chiara, cominciamo da te. Allora, le domande che io mi porto a casa ogni giorno e che vi consegno hanno a che fare con la vita, e la vita, ciò che è vivo genera, diceva Goethe. La vita è un movimento che dà frutto, dai loro frutti li riconoscerete, il figo che non dà frutto va tagliato. Ciò che è vivo dà frutto.
la ragione per cui Papa Francesco diceva alle suore siate madri non zitelle non è fate figli ma è date frutto, cioè che questo amore si trasformi, metta al mondo qualcosa che prima non c'era, e questo è il gesto fondamentale della libertà, mettere al mondo qualcosa che prima non c'era. Allora, cosa voglio mettere al mondo? A cosa voglio volere bene? Perché non basta mettere al mondo qualcosa, dare inizio a qualcosa e mollarlo lì. Se faccio nascere un bambino e non gli do da mangiare, muore. Se io metto al mondo un'associazione e poi non me ne prendo cura, muore. Se do inizio a qualcosa e poi non cerco di farla durare, perché dare inizio è sempre eccitante, e poi la quotidianità, quella di cui parlavate anche voi, no? Che richiede una costanza, una dedizione che non sempre è eccitante, delle volte è faticosa, delle volte è frustrante, anche perché lì poi ci sono i fallimenti. Allora, cosa voglio mettere al mondo? A cosa voglio volere bene? A cosa voglio dare valore? Basta con i discorsi sui valori astratti. I valori sono ciò che noi rendiamo sacro nella nostra vita, perché ci mettiamo la nostra vita. Ha valore ciò su cui appunto sono disposto a mettere le mie energie, le mie speranze, le mie azioni, la mia quotidianità. I valori non sono astratti, non sono là che noi li dobbiamo interiorizzare, sono quelli che noi costruiamo con le nostre azioni, con le nostre forze, e che, a cui noi diamo valore con la nostra vita. Partecipazione, è stata molto bella la domanda. Partecipare non vuol dire prendere un pezzo della torta, vuol dire contribuire. Si partecipa per contribuzione, si partecipa quando ciascuno di noi porta quello che ha, e nessuno è così povero da non avere niente da portare, nessuno è così privo di risorse da non poter contribuire al bene comune. Quindi partecipare vuol dire contribuire. Ed è molto giusto quello che hai detto, che spazio c'è per i giovani se gli adulti non glielo lasciano. Allora, io credo che oltre a mettere il mondo, prendersi cura, ci sia un altro movimento della vita fondamentale, che è quello di lasciare andare. Lo dico come madre, Padre Francesco. Parlava del possesso, no? A volte diciamo per troppo amore non ti lascio andare, per troppo amore ti uccido addirittura, no? Allora, lasciare andare è il movimento fondamentale dell'amore e anche della libertà. Io ti faccio libero se ti lascio andare. È il padre misericordioso che non chiude il caso al figlio perché non sbagli, ma che gli dà la sua eredità e lo fa andare sperando e pregando che poi capisca, ma non imponendogli quello che deve fare. Senza lasciare andare noi non siamo liberi, non rendiamo liberi e soprattutto non amiamo. E la nostra è una società che non lascia andare. Ci sono i baroni universitari, ci sono i politici incollati alla cadrega dalla più tenera età, ci sono c'è a volte la Chiesa che non lascia andare alcune cose ai laici che potrebbe lasciare andare. Lasciare andare è il movimento fondamentale dell'amore. E Gesù, il Padre ha lasciato andare il Figlio, e Gesù ha lasciato a noi il compito di raccogliere un'eredità senza nessuna imposizione. Allora, siamo pronti a lasciare andare, e se ci lasciano andare siamo pronti a prendere in mano e a generare? Queste sono domande. Grazie delle domande, di tutte queste, perché si sono scaldati e man mano la promessa della birra, Gilberto. Esatto. Allora, raccolgo la prima, con quale domanda andiamo a casa allora? Cioè, quali sono le domande? Guarda, io tra noi frati e i ragazzi che incontriamo ad Assisi, la gente che incontriamo, io tendenzialmente gli lascio quattro domande che le trovi tutte nella Bibbia, nella scrittura, e poi mi sono accorto che queste cose io le avevo studiate, ma c'era qualcuno che le aveva già dette molti secoli prima. E la prima domanda è: da dove vengo? La seconda domanda è: dove sono? La terza domanda è: dove vado? Ma la quarta domanda fa la differenza: per quale strada passo? Significa concretamente, c'era questa domanda ieri, oggi o domani? E tutti, oggi, chiaramente, no? È vero, anche Gesù l'ha detto sempre, oggi, oggi, oggi. Però stiamo attenti che non basta solo l'oggi. Io sono una storia, io ho delle radici, allora la prima domanda è: da dove vengo? Io non posso saltare questo,
non devo saltare la mia storia. Dove sono? C'è un oggi che sono chiamato ad amare, a spendermi, a vivere. Oggi è la festa di San Padre Pio, un cappuccino, un grande. Forse qualcuno, i giovani, dice, ma questo un po' così è. Un grande, lui diceva in un modo semplicissimo, una cosa geniale. Diceva a tutti, affida il tuo passato alla misericordia, il tuo futuro alla provvidenza, il tuo presente all'amore. Perché è nell'oggi che io vivo questo. Ma la questione è anche dove vado, quindi questo domani. Ma non c'è da avere paura del domani. Ha paura chi non ha le radici e chi non sa chi è oggi. Allora, dove vado? Ma la grande differenza è per quale strada passo, perché non è vero che una strada è uguale all'altra. Questa è una grande menzogna. Non è vero che va bene sempre tutto. Questo è un pericolo di un perbenismo dove ci diciamo sì, ma va bene, l'importante è che sei contento. Nella Bibbia c'è scritto che chi ti ama ti corregge, perché se io vedo una persona schiantarsi glielo devo dire, non dire sei schiantato, io l'avevo detto, ma glielo dovevi dire a lui. Dove sono gli adulti che ti correggono, ma non in modo oppressivo, ma che ti mostrano la strada, per quale strada passo? Guardate che il mestiere dell'adulto, del giovane, del bambino, ma cioè, è ovvio che è difficile, ma che novità. C'è un nostro frate che dice, l'unica cosa facile è fare i peccati, il resto è tutto impegnativo, ma questo meno male, è la sfida, la vita ci sfida. L'altra caratteristica, quindi non so, quattro domande belle, fratello. Secondo, è bellissimo, anche a me piaceva, non c'è più, quella della partecipazione, va bene, è andata via. Allora, no, c'è, eccola. Guarda, voi la chiamate partecipazione nell'associazione, San Francesco la chiama fraternità. E io credo che sia una cosa meravigliosa, perché tante volte credo di essere un idealista, ma io continuo a crederci, ma siamo in tanti ancora a crederci, è bello questo, che il sogno di Dio è la fraternità. Il sogno di Dio è una realtà dove tu puoi vivere da fratello, da sorella, ed è vero questo. Non fatevi rubare la fraternità. Chiamala amicizia, per me fraternità è ancora più profonda, questo sguardo tra fratelli. E Chiara diceva, nessuno è così povero da non avere nulla da dare. Aggiungo, nessuno è così ricco da non avere bisogno dell'altro. Nessuno è così ricco da non avere bisogno dell'altro. Fosse pure della cameriera, tu c'hai bisogno. Sapete quando Francesco fa il passaggio decisivo della sua vita? C'è scritto nelle fonti francescane, bellissimo, quando Francesco smise di adorare se stesso. Questa è la questione grande. I giovani oggi faticano alla partecipazione alle associazioni. Perché? Perché gli abbiamo fatto credere che loro bastano a se stessi. Non è vero! Il nostro DNA è relazionale. Noi abbiamo bisogno dell'altro. Quindi quando smetteremo di mettere noi al centro, ci accorgeremo che possiamo vivere tra fratelli. L'ultima cosa è, cosa faccio delle ferite? Le ferite sono preziosissime, sai perché? E ritorna Jennifer, perché secondo me ce l'ha fatto vedere benissimo oggi. Allora, le nostre ferite usano immagini che sono quelle più eloquenti. Non so se sapete come si fa un innesto, però per fare un innesto ci vuole un ramoscello. Io veramente non l'ho studiato, però me lo so fatto spiegare, ve lo racconto come so fare. Un innesto ci vuole quel ramo ferito e ci vuole l'albero ricevente altrettanto ferito. Io le mie ferite diventano un'opportunità enorme se le innesto nelle ferite di Gesù Cristo crocifisso. Io ho visto percorsi terapeutici lunghissimi che fanno bene, per carità. E poi quella vita dalla ferita arriva soltanto se le tue ferite sono innestate in colui che ha dato dignità ad ogni ferita.
Come faccio io a spiegare a un abusato, una persona abusata, una persona tradita, una persona ferita fortemente dalla vita, solo a livello umano, se non c'è colui che di queste ferite se n'è fatto carico e ha dato il significato profondo della Pasqua? E io ho bisogno di questo albero della vita che è Gesù Cristo crocifisso, che raccoglie le mie ferite. E allora posso andare dall'altro e portargli speranza anche a chi ha perso dignità, crede di aver perso dignità, ma agli occhi di Dio è preziosissimo. E concludo: se riuscite, andatevi a guardare, anzi ad ascoltare o a leggere, la catechesi che Papa Francesco mercoledì ha fatto, che è tutta sulla speranza. Io vorrei che davvero ci portassimo a casa bellezza. Hanno detto delle cose bellissime, ragazzi. Papa Francesco ha detto: vivi, sogna, ama e credi. Quattro cose: vivi, sogna, ama, credi, ma soprattutto non farti rubare la speranza. E questo per me è un incontro di speranza. Bene, grazie davvero intanto a voi che avete avuto la pazienza di ascoltare fino alla fine. Un grazie enorme davvero a Chiara e a Francesco. Li abbiamo scelti per i nomi. Ma un altrettanto grande grazie a questi quattro ragazzi che davvero hanno fatto uno sforzo molto bello per essere qui con noi. Grazie a voi, arrivederci.